Il Consorzio Universitario Empedocle oggi ha esaminato la proposta di statuto della Fondazione per Agrigento Capitale della Cultura. Com'è stato l'esito di questa assemblea, di questa riunione? Io desidero in primo luogo sottolineare che non abbiamo perso nemmeno un attimo di tempo, perché venerdì scorso è arrivato il testo dello statuto per la fondazione che dovrà curare Agrigento 2025, che ci è stato inviato dal sindaco, e nell'arco di un minuto ho convocato il consiglio di amministrazione mettendo all'ordine del giorno l'esame e l'eventuale modifica di questo schema di statuto, anche in considerazione del fatto che si sono accumulati più di 120 giorni di ritardo e quindi abbiamo l'obbligo di essere quanto più è possibile solerti e solleciti. Abbiamo esaminato attentamente questo schema di statuto e la prima considerazione che è stata fatta è stata quella di ripartire da zero, cioè fare in modo che questo schema di statuto, anziché essere elaborato da una sola parte, potesse nascere dalla confluenza, dal contributo, non solo di idee, di coloro i quali sono chiamati, così come previsto nel dossier di candidatura, a farne parte, cioè il Comune di Agrigento, il Consorzio Universitario e il Comune di Lampedusa. Evidentemente questo non è possibile perché una rivisitazione dell'intera procedura comporterebbe un ulteriore ritardo, per cui abbiamo attentamente esaminato lo statuto articolo per articolo e abbiamo convenuto di proporre degli emendamenti a qualche articolo, degli emendamenti significativi che vanno nella direzione del rispetto della legalità, della trasparenza, dell'interesse collettivo e principalmente l'esigenza di fare quanto più è possibile in fretta e bene, perché sarebbe un suicidio vanificare questa opportunità straordinariamente importante che si presenta per il 2025 e per gli anni successivi per tutto il territorio della provincia di Agrigento. Purtroppo abbiamo viva preoccupazione che è stata espressa anche da autorevoli istituzioni territoriali della provincia di Agrigento, da rappresentanti prestigiosi della politica, per cui sentiamo forte il dovere di fare in fretta, ripeto, ma bene, non vorrei che la fretta producesse dei risultati negativi, perché gli occhi del mondo sono puntati su Agrigento, per cui la prima cosa che ci deve rendere attivi e solleciti è quello di assicurare al mondo intero credibilità, trasparenza, onestà intellettuale e pratica e fare in modo che gli elementi fondanti di questo statuto siano, lo ripeto, la legalità e la trasparenza.